Lei teme come gli altri per la sua vita, la vita delle sue familiari? Ma certo, è normale. L'accetta, tanti altri. Era grossa l'accetta. E ha tentato di sfondare la porta. Ma dove ci può andare adesso? Succede il disastro. Qua succederà la tragedia. Qua, in questo quartiere, succederà una tragedia che si può evitare. Ma deve andare dietro, cosa ha combinato? Siamo a Mola di Bari, in via Vittorio Emanuele. Da ieri sera i residenti di questa zona sono molto preoccupati perché Onofrio, un uomo di 60 anni con evidenti problemi, è andato fuori di testa e ha cominciato a dare di matto. La situazione è degenerata, in serata sono arrivate le infermiere del SIM, hanno sottoposto l'uomo a una terapia, ma poi è rimasto in casa e da quel momento in poi è successo ancora di tutto. Sono anni che va avanti questa situazione e i residenti stamattina sono portati, vedete nelle immagini, l'ambulanza è andata via con Onofrio all'interno, i residenti sono esasperati. ...13:31. Di quando? La data è il 16 ottobre del 2019. Questo certifica da quanto tempo si ripetono questi episodi. E lui era nudo per strada? Era nudo per strada, tra l'altro qua c'è una scuola media, c'erano i bambini, i ragazzi che uscivano dalla scuola e incontravano questo soggetto completamente nudo e con un punto interrogativo: che cosa fa adesso questo bambino? Perché avesse avuto in quel momento una crisi, qualcosa? Ma è incapace di intendere e di volere. Io non sono nessuno per poter fare delle analisi, però i dati sono così evidenti che non c'è bisogno di uno specialista per capire o giudicare questa situazione. Cioè, è una situazione alquanto allarmante. Ma lui ha acceso il fuoco qua? Ha acceso il fuoco? Minchia, poteva accendere tutto il... Scusa, mamma, la casa non gliela potete togliere? Sì, Mino, la casa la possiamo togliere. Noi l'avremmo togliere. Io faccio liti con i miei genitori da 10 anni. Vabbè, la toglietela adesso. Sì, è venuta a stare qui, l'aspettare che mia figlia si ritrova da lavoro per scortarla, farla entrare. Ieri sera alle 12:30 vagava. Non capito. Cioè, non ti dico cosa ha combinato. Ho chiamato i carabinieri. Ma li chiamiamo tutti. Cioè, non è la signora, ormai li chiamiamo tutti. Poi si dice è successo questo, il signore aveva problemi psichiatrici che manifestava da tempo, ok, ciama la femmina, ah, ma tu intervieni, chi mano, no, tutta stupo, allora uno sta con le mani legate, ok, accedete. Sì, una persona sta con le mani legate in attesa che succeda. Ci raccontava come la testimonianza del signore che l'altro giorno si è fatto avanti alla sua auto, si è messo sulla sua auto. Sì, classici momenti che comunque lui è da tempo che ripete, quindi io credo che si debba intervenire affinché non ci siano cose ben peggiori rispetto a quello che sino ad oggi è accaduto. Immaginiamo debba essere difficile anche trattenersi dall'idea di potersi in qualche maniera, non dico fare giustizia, ma quantomeno risolvere la situazione da soli. Quantomeno risolvere questa situazione incresciosa con la tutela e magari provare a trovare un qualcosa che gli consenta di non fare più quello che fa, così mette a rischio la salute di gente. Teme per la salute della sua famiglia? Sì, sinceramente, vivendo qui si ripetono periodicamente queste problematiche che stanno diventando... Tra l'altro ben note. Noi abbiamo birra in corpo in quanto abbiamo un'età che ci consente di affrontare anche dal punto di vista fisico il soggetto, e che Dio ce la mandi buona. Ci preoccupiamo per i nostri genitori che hanno comunque una certa età. Con il proprietario di questa macchina ce l'aveva? No, con la macchina proprio. Proprio con la macchina, che faceva? Sono pazzo, non lo so. Colpiva la macchina? Il pesciolino, il pappagallo se l'è mangiato. Il pappagallo si è mangiato? Sì, il pesciolino me l'ha lasciato a me, il carabiniere ha detto quanto il pesciolino. Dammi, vuoi dare un pesciolino? Fai vedere il pesciolino.
Questo è il pesciolino che ti hanno lasciato i carabinieri. Invece il pappagallo? Se l'è mangiato. No, ma ti andiamo bene. Nel senso che... Non lo provocate. Appunto. No? Però quando ci sono quei momenti non riuscite a contenerli. Venite a vedere dietro cos'è combinato. Ma tutta la gatta a terra. Tutta. Se vede dietro cosa ha combinato. Ma la luce c'è? Non c'è, forse l'hanno staccato i carabinieri. Ma ieri scompensato è stato sottoposto a terapia. Sottoposto a terapia e lasciato a casa. Quando se ne sono andati chi lo ha sottoposto a terapia, il signore ha fatto anche delle cose che non erano cose che poteva fare un uomo di 60 anni con quelle condizioni. È uscito scalzo per strada, ha fatto altro po' di macello, questo è il problema. Ed evidentemente chi mi ha riferito che non c'erano posti in psichiatria probabilmente aveva sentore che era necessario. Ma questo è successo ieri sera? Ieri sera, sì. C'è sicuramente qualcuno delle persone che lo seguono là, no? Come? C'è sicuramente qualcuno di chi lo segue lì. O sbaglio? Un assistente sociale, un... No? Il servizio di igiene deve proporre probabilmente servizi sociali che questo non venga abbandonato, diciamo, a se stesso. Allora, da quanto ho capito, segue delle vie legali, vediamo un po'. No, ma si deve rivolgere al servizio sociale. Sì, vabbè, comune. Però lo faccio, ma tramite legale. Lo faccio. Guarda, io ripeto, gli ho spiegato quello che io chiamate, noi veniamo, quando voi chiamate, noi veniamo qua e cerchiamo di risolvere il problema che si pone relativamente al pericolo che sta creando. Però è chiaro che poi l'iter che ne segue, cioè il ricovero. Sì, ma voi state parlando con uno che non ha competenze. No, certo, noi stiamo chiedendo delle informazioni, io la ringrazio per averci aiutato. Per questo mi sono permesso di dirle questo, insomma. Va bene. Perché non è una questione di... Due giorni fa... No, però. Cioè io arrivai con la macchina qui, lui si mise sulla macchina mia con le mani incrociate, faceva... Cioè, la questione non è che disordine, si ripete da... non è disordine, la questione è questo, è pericoloso. Voglio che porre una spiegata. Questo è pericoloso, questo è disarmi piante. Io no, questo soggetto è sempre con delle armi bianche in mano. Diciamo che aspetta il vicino di casa con l'accetta. Aspetta il vicino di casa, magari aspetta certe volte chiunque, dipende che cosa pensa in quel momento, perché è un elemento, secondo il mio parere, pericoloso per gli altri e per se stesso. Ieri sera sono venuti, però poi lo hanno lasciato qui, hanno fatto una terapia. Lo hanno lasciato qui. Il problema è, non è una situazione che si ripete in maniera sporadica, ormai è routine. È un problema. La cosa che mi fa più rabbia è che quando si sentono episodi di cronaca si dice è successo questo. Va bene, evitare l'inevitabile sono d'accordo, ma questa è una situazione di estremo pericolo. Come ti chiami tu? Giuseppe, salute. Salute Giuseppe. Non è un Chi po' presto? Beve Crest? Non è un po' presto per bere, Giuseppe? No, questo la mattina fa bene, è come il latte. Come il latte. L'importante è che non diventiamo come Onofrio, No. Mi raccomando. Peggio. Mi raccomando Giuseppe.